Allora, oggi inizio questo video così. Vi avevo promesso che avrei aperto qualche scatolone dei profumi insieme a voi. Questo in realtà l'ho già aperto, nel senso che ho tolto già qualcosa, però adesso vi faccio vedere che cosa è rimasto dentro. Ed è una sorpresa anche per me perché io non ricordo assolutamente come ho sistemato i miei profumi e quindi tutti integri, non si è rotto niente, sono tutti in perfette condizioni. E allora, molto velocemente, io mi sono seduta qui per terra, così un'organizzazione così di fortuna. Allora, qui abbiamo il light blu di Dolce Gabbana, il Dolce Elisir, quello della vecchia edizione, non so se si riesce a vedere bene. Poi andiamo avanti, Juice Couture. Viva la Juicy, che bello, mi ero anche dimenticata di averlo. Poi questo è Masque Kublai Khan Serge Lutin, non vedevo l'ora di ritrovarlo questo. Poi qui abbiamo il Cocco Vanilla di Alice Ashley. Andiamo avanti, qui abbiamo della linea, adesso non mi ricordo cosa, comunque di Bottega Verde. E non mi ricordo neanche. Ciao, questa sono io. Come si chiama questo profumo? Poi bellissimo, bellissimo. Questo è quello di Gianfranco Ferré, dedicato alle camicie bianche. Questo è bellissimo, questo profumo. Poi abbiamo due meravigliosi erbolario. E questo è Fior di Salina e il mio amatissimo Tiare. Ora mi vado a sistemare tutti. Vediamo qui cosa abbiamo. Ah, questa è la vaniglia di Saint Barth, fantastica. E poi lui dovrebbe essere, sì, vaniglia e sale di Lamande. Questo è buonissimo. E ancora, meraviglia delle meraviglie, Chanel numero 5. Poi qui abbiamo Rogue di Rihanna. E andiamo avanti. Oddio, che meraviglia! Guardate un po'. Cioè, ma io mi sento Alice nel paese delle meraviglie. Sono troppo felice di ritrovare i miei profumi. Vediamo qui cosa c'è. Allora, questo è Tonka. Di, non mi ricordo, Soli Notes, mi pare questi si trovano da Sephora. Poi vediamo, vediamo, vediamo. Guerlain, questo dovrebbe essere l'Instant Magique, super favoloso. Non so come si vede perché mi sembra che, boh, non lo so, che stia registrando male. Poi abbiamo Rainbow di Rémy Nuchance e della stessa linea. Abbiamo Crazy Rem, poi vediamo, 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 sempre di Bottega Verde, Nettari Preziosi. Non ho gli occhiali, quindi non riesco a capire qual è. Poi qui abbiamo Petite Cherie di Annie Goutal. Questo è fantastico, un profumo graziosissimo, alla pera mi pare questo. Poi di Diptyque. Qui abbiamo il famosissimo Philosophos, quello al fico, amo questo profumo. E sempre di Diptyque, qui abbiamo il mio amatissimo Dozon, profumo alla tuberosa, fantastico. Qualcuno forse si è alterato un po' il colore, ma io poi andrò a sentirli e vediamo. Rem, classico nella versione Eau de Parfum, questo è stupendo. Poi Olietto, Fremona la vaniglia, questo sarà il terzo che ho recuperato all'interno della scatola. Andiamo avanti, qui abbiamo il My Burberry Black, questo è stupendo. Oddio, ok, non si è rotto niente. Poi abbiamo, wow, Vanilla Vibes di Juliette Azzagan, questo è stupendo. Vediamo un po' cosa troviamo. Questo è Arpège,
Bellissimo, classicone. Ma qua ancora c'è il mondo. Bellissimo, non vedevo l'ora di trovarlo. Il mio amatissimo Shalimar di Guerlain. Ma io mi sento Alice nel Paese delle Meraviglie oggi. Questo è mandorlo di Natures, buonissimo. E continuiamo con Nuxe. Questa è un'acqua per il corpo. Questa è perfetta dopo la doccia. E andiamo avanti. Qui cosa abbiamo? Vanille Tropical. Questo credo che sia un Rick de Varenne, comunque di quelli proprio super low cost. Poi questo è un profumo di Avon, ma senza occhiali non saprò mai di che cosa io stia parlando. Fantastico bouquet d'oro di Erbolario, meraviglioso. Vediamo poi cosa abbiamo. Il mio amatissimo fior di zenzero di Natures. Questo per il periodo di Natale strepitoso. Vediamo un po'. Ci sono dei tappi. Ah no, questi sono dei profumini così, delle mini size di profumi. Questo dovrebbe essere, se non ricordo male, Fantastico Lanterne, se non erro. No, questo è Antalya. Antalya de l'Amande. Fantastico anche questo. Ma come sono felice! Mamma mia, ancora roba! Mamma che meraviglia! Aveva ragione la mia amica Sonia che mi ha detto: guarda che quando li aprirai sarai veramente super felice, non ti ricorderai neanche dei profumi che avevi. Lui è Essenza di Patchouli di Alyssa Ashley. Poi abbiamo Meraviglia delle Meraviglie Coconut Fizz di Guerlain. Mi è mancato tantissimo quest'estate. Questo è Elisab, la versione Eau de Parfum. Poi qui abbiamo Avon Persiv, uno dei profumi più buoni di Avon, secondo me. Vediamo, vediamo poi, vediamo poi. Questo è Gold Queen Rocco Barocco, se non ricordo male. Stupendo questo profumo con note di caffè. Poi qui cosa abbiamo? Abbiamo Roberto Cavalli. Questo dovrebbe essere Paradiso, sì. Aspettate che ritroviamo il tappo. Mi avete chiesto in tanti di fare questo tipo di video. Quando spacchetterai, facci vedere. E quindi non sapevo neanche cosa avrei trovato qui dentro. Zara, questo è il Musk 004 Parfum. Questo è buonissimo, questo profumo, ma credo che non ci sia più in collezione. Poi abbiamo questo di Police, ma sinceramente non riesco a leggere neanche come si chiama questo profumo. Comunque, quello con Passion mi pare che sia. Vedete, con questa boccettina rossa. Andiamo avanti, qui troviamo un Dolce & Gabbana Light Blue, questo è Forever. E chi legge qua? Forever mi pare che sia. Comunque un ennesimo flanker del Light Blue di Dolce & Gabbana. Scusate, ma io non vedo un tubo, ma mi pare che questo sia proprio Forever. Poi abbiamo qui il Fantasy di Britney Spears, profumo che io amo alla follia. Cioè, sono tutti, sembrerebbero tutti perfetti. Questo di Chaka, favoloso. Questo è Tuberose. Questa linea era strepitosa, ma purtroppo mi sa che non si trova più. Io spero che si veda bene, perché non so, vedo tutto molto ombrato. Il mio amatissimo Allure di Chanel. Cioè, ma che meraviglie avevo qui. E poi c'è anche un altro scatolone, eh. Vi registrerò due video, mi sa. Qui abbiamo il classicissimo Cabotin, super fiorito, stupendo anche questo. Poi questa meraviglia di Blue Marine, si chiama Rosa, che nulla a che vedere con la rosa perché è un profumo che sa di crema Altiarè, di crema solare. Poi il mio amatissimo profumo al patchouli, il May di Vera Lab, estetista cinica. Questo profumo è una meraviglia, di Paola Bottai.
Qui cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Oh, meraviglia delle meraviglie, Humanity di Thierry Mugler. Questo è il mio profumo, uno dei miei profumi della vita. Mai senza, peccato che sia fuori produzione. Poi qui abbiamo un meraviglioso tè de vigne nella versione fleur de vigne, cioè non tè de vigne, ma fleur de vigne della linea, insomma, di Caudalie. Stupendo. Poi qui cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Oh, sì, il mio amatissimo Indomable di Morph. Nelle altre scatole ho trovato Zeta, che io amo follemente. Indomable è, mamma mia, oud, proprio oud strong. Poi il mio meraviglioso Zagara Paradiso Eau de Toilette, profumi siciliani di Zuma. Oddio, ce ne sono ancora. E vai col tango. Allora, qui abbiamo, dovrebbe essere This Is Her, sì, di Zadig e Voltaire, del quale io ho il dupe di Zara, Fields at Nightfall, che è identico. Poi, questa è Princess di Vera Wang, carino, ma non dura niente. Poi qui abbiamo il Terracotta di Guerlain. E poi ancora, lui è il Burberry, questo è, non mi ricordo cosa, il My Burberry, insomma quello lì, ai frutti rossi. Questo è stupendo, bellissimo. Scusate, ma qua fa un caldo e sono proprio... Non vedo e quindi sono sembro un po' stordita. Questo è il Bianco Dolce di Natures, profumo che ricorda un dolcetto siciliano, il Bianco Mangiare, buonissimo. E poi ancora abbiamo questo devo vedere perché è un olio di Eau Sensorielle di Lierac. E poi ancora lui è Sun di Gioia di Giorgio Armani, stupendo profumo molto estivo. Cipria, non cominciare a giocare con le bottiglie. Lui è il Love di Chloé o il Chloé Classico, non mi ricordo, no, credo che questo sia il Chloé Classico. Il Chloé, purtroppo, il tappo si ossida sempre. Il profumo è buonissimo. Devo poi vedere in che condizioni sono, ma sembrerebbero ottime. Questo è il muschio classico di Alice Ashley. Poi abbiamo, wow, il Bronze Goddess di Estée Lauder, praticamente nuovo. Poi abbiamo Ambra Liquida di Herbolario. E ancora il The One di Dolce Gabbana, questa è la versione Eau de Toilette ed è veramente un capolavoro. Poi andiamo avanti, lui è credo un Sergio Tacchini, può essere, o un Avon, sinceramente non ho idea di che cosa sia questo profumo e boh, ve lo farò sapere, non ho idea di cosa sia. Poi abbiamo meraviglioso, meraviglioso. Queste sono le Meteorite Le Parfums di Guerlain, profumo che sa proprio di violetta, stupendo. E infine un tutto tondo castagna, che è l'unico che poi ho ottenuto di questo brand perché è quello che mi piace di più. Mi sa che non c'è più niente, quindi primo scatolone andato. Ciao!